Nel pomeriggio delle Viviani l'unica buona notizia è che il Teramo a Potenza per quest'anno non metterà più piede. Seconda sconfitta nello stesso impianto nel giro di un mese, stavolta 3-1 col Picerno. Ma se ad ottobre si era finalmente visto un diavolo pimpante, specie in fase di ripiegamento, contro Caidi e Soci va in scena un remake delle prestazioni sconcertanti di inizio campionato dei biancorossi. L'unica novità di formazione per Tedino è l'inserimento di Cianci davanti per Magnaghi, col centravanti che è il primo a farsi vedere dalle parti di Pane al quarto, in un avvio che sembra ben augurante ma che si rivelerà assolutamente illusorio, perché le difficoltà dietro sono evidenti, con Pitarresi che risponde subito e un Tomei nella solita giornata di grazia che al decimo deve metterci tutti i suoi riflessi per sventare l'iniziativa pericolosissima del centrocampista rossoblu. Qualche scricchiolio a cui però risponde Bombagine, l'unica bella azione della sua gara, al 23esimo controlla e scarica un sinistro che trova solo il palo a negargli la gioia della rete. Un minuto e ancora Cianci a provarci con il tiro neutralizzato da Pane, quello del minuto 33 infatti è un diagonale che manca lo specchio della porta di casa dopo il suggerimento di Mungo. Il Picerno non sta a guardare, preferisce le ripartenze al gioco manovrato e piazzato dal limite di Pitarresi e ancora Tomei a deviare in calcio d'angolo la sua battuta violenta. Sugli sviluppi però il braccio sinistro Galeotto di Arrigoni costringe Giaccaglia di Iesi a fischiare il calcio di rigore, decisione contestata ma il fischietto marchigiano irremovibile, così come impeccabile la battuta forte centrale di Esposito che sblocca la partita e manda il Picerno avanti a riposo, nonostante Esposito, servito da Melli, potrebbe siglare subito la doppietta personale. Il rientro dagli spogliatoi è traumatico, 5 minuti e la discesa di Calamai ancora a sinistra è letale, Esposito il più lesto e spaccata, porta i suoi sul 2-0. Teramo tramortito e che con l'ingresso di Iotti e Florio per Mungo e Tentardini vara la difesa a 5. Il problema è che il diavolo così non riesce più a ripartire, Tomei deve salvare su Melli al 60esimo per evitare un tris a quel punto esiziale. Tedino corre ai ripari e butta nella mischia Martignago e Magnaghi ed è proprio l'ex Pordenone che al minuto 76 ribadisce in rete un'azione partita dalla traversone di Costa Ferreira da destra e rifinito da Bombaggi in area di rigore. 2-1 e gara riaperta con un quarto d'ora per tentare la rimonta, che rimane strozzata in gola però, perché dopo altri 6 giri di lancette Kosovan, entrato da poco, e Santaniello sfruttano l'ennesima amnesia biancorossa e il numero 9 può banchettare dribblando prima Tomei e poi Iotti prima di chiudere lo slalom appoggiando in porta il gol di un 3-1 che riporta il diavolo sulla terra. Forse solo a Monopoli una prestazione peggiore in trasferta, col Viviani che resta stregato e una sequenza di impegni di campionato da affrontare, cancellando immediatamente il tris subito. Domenica con la Ternana inizia una serie di gare che non si possono davvero affrontare con una siffatta tenuta difensiva.